Bentornati nella VR Zone con le notizie VR della settimana. Ebbene sì, oggi parleremo di Cyberpunk in realtà virtuale. Non hai letto male. Poi del nuovo visore di Apple, dato che sono uscite nuove informazioni riguardanti il display e processore. Vedremo anche lo Steam Deck e la nuova console di Razer con un processore assurdo che permetterebbe la connessione di accessori XR. Poi anche il predominio di Meta su Steam e tantissimo altro. Dai, iniziamo. Beh, come dire, se le grandi aziende non fanno uscire nuovi AAA per realtà virtuale, allora vuol dire che ce li faremo da soli. Sì, perché Luke Ross, famosa figura del modding, ha annunciato che se tutto va bene, a gennaio farà uscire Cyberpunk 2077 per VR. Chiaramente sarà una mod da applicare nel gioco. Ross aggiunge che il motore di gioco di Cyberpunk, ovvero il Red Engine 4, è maggiormente predisposto rispetto ad altri motori di gioco, e soprattutto il fatto che sia in prima persona aiuta molto lo sviluppo. Anche perché, rispetto ad altre mod VR come quella della trilogia di Mafia, per cui lui ha dovuto implementare una camera fittizia per far sembrare che sia in prima persona. Ma davvero, guardate bene questa grafica, ed immaginate di essere lì in mezzo. Ho solo i brividi a pensarlo. Chiaramente saranno pochissimi a potersi permettere una qualità del genere, io non di certo. La ricerca delle schede video è ancora lunga, ma se mai avrò modo di provarlo ve lo mostrerò senza dubbio in un video. Ah, sta preparando anche delle altre mod sempre su titoli AAA. Magari The Witcher 3 o Horizon Zero Dawn? Ming-Chi Kuo, un analista molto conosciuto per aver azzeccato molti dettagli di vari prodotti Apple con anni d'anticipo, è tornato, parlando del tanto chiacchierato visore di Apple. Sembra proprio che quando Kuo parla ci prenda quasi sempre, e stavolta come Bloomberg e The Information, solo per citarne alcuni, ha confermato che il nuovo visore Apple arriverà nel 2022 con delle videocamere a colori ad alta risoluzione, indovinate per cosa? Per la realtà mista. Aveva già detto che sarebbe costato più di 1000 euro e che aveva visto un prototipo a fine catena, con uno schermo curvo e un materiale a rete da poggiare sulla faccia. Ma ciò che arriva di nuovo è un processore molto simile all'M1 di Apple e con un display dual 4K micro OLED. I micro display sono molto più piccoli di normali display e con le giuste lenti si potrebbe ottenere un visore molto leggero e soprattutto compatto. Occhio però al prezzo, perché attualmente una cosa del genere è difficile da ottenere se si vuole pensare anche un minimo al prezzo. Molto interessante questo 2022. Sarà un caso che anche Meta abbia intenzione di lanciare Project Cambria, ovvero un visore di fascia alta compatto e dal prezzo più alto? Io sinceramente sarei contentissimo di vedere questi due colossi scontrarsi. Ci risiamo, lo Steam Deck di Valve viene nuovamente messo in mezzo e stavolta dal sito ufficiale della documentazione Steamworks. Infatti nella sezione domande frequenti sullo Steam Deck viene domandato se lo Steam Deck supporterà la realtà virtuale, rispondendo che tecnicamente è possibile. Abbiamo visto persone usare la realtà virtuale sullo Steam Deck, ma non è stato progettato e ottimizzato per VR. Ci ho pensato se portare nuovamente news così incerte su un dispositivo come questo. E dopo tutte le conferme parziali di Valve sulla compatibilità, aveva senso riportare anche questa, per quanto sia molto vaga, perché apre più possibilità. Questa risposta ci porta a pensare che, se gli sviluppatori ci si mettono d'impegno, potrebbe essere davvero possibile far girare giochi VR in una console portatile. E a mio parere avere una tale potenza a portata di mano, beh, non è affatto da sottovalutare. Anche se ormai è praticamente certo che avremo un visore VR di casa Valve. Se avete ancora dubbi, guardate questo video, dove Gabe Newell parla di come stiano lavorando a visori a realtà virtuale e giochi. Questo è un video registrato da qualcuno che non avrebbe dovuto farlo, in una conferenza privata di Valve. Quindi beh, aggiungiamo un nuovo visore alla lista. Magari proprio alla lista del 2022? Bah, incrociamo le dita. Ma non andiamo troppo lontano, perché una nuova console portatile di casa Razer, chiamata Razer Snapdragon G3X, è stata mostrata alla conferenza di Qualcomm, annunciando che supporterà la connessione di dispositivi XR, ovvero a realtà estesa. Il tutto mediante l'uscita Type-C, che in un'immagine mostrata alla conferenza sembra permetterà la comunicazione con dispositivi XR, tra cui occhiali a realtà aumentata. Un po' come abbiamo visto recentemente con gli Unreal Light che si collegavano al telefono, altri occhiali potrebbero collegarsi quindi a questa console di Razer. Per quanto lo Snapdragon C3X, ovvero il nuovo processore di Qualcomm, non sia creato esclusivamente per la realtà estesa, mi viene da pensare se magari possa soggiornare in qualche visore già annunciato, come magari appunto Project Cambria.
Anche se non penso, perché la stessa Qualcomm ha detto che continuerà a lavorare nel mondo VR come fatto con Meta per la serie Quest. A maggior ragione con l'XR2 del Quest 2, un ottimo processore ottimizzato per dispositivi XR. Questo è uno dei motivi per cui la differenza con il Quest 1 è così grande. Io mi aspettavo l'annuncio dell'X3 in realtà nella conferenza. Sì, forse ancora troppo prematuro potendo usare ancora il modello vecchio, ma ragazzi, la realtà virtuale come quella aumentata stanno pensando a vista d'occhio. La potenza di questi dispositivi aumenta in tempi sempre più brevi, comportando in un necessario salto di qualità, no? Ritorniamo a parlare di Valve, più precisamente di Steam, in quanto è uscito il sondaggio dei dispositivi hardware usati su Steam. E dato che nessuna azienda mostra i dati delle vendite dei propri visori, questo sondaggio è molto importante per capire come si sta muovendo nel mondo PC VR. Se in precedenza avevamo un netto vantaggio di Meta, nel mese di novembre abbiamo una situazione ancora più chiara. Infatti il Quest e il Quest 2 uniti raggiungono oltre il 41% dei visori VR in tutto Steam. Aggiungendo poi i veri e propri PC VR di Oculus si raggiunge il 62%. È sempre più infatti l'utenza che sta decidendo di optare per un visore ibrido, quindi sia standalone che PC VR. Per ora, come normale che sia, i visori PC VR sono ancora in testa con il 57,6%. È curioso poi vedere come l'utenza di Steam con visori VR sta calando. In realtà penso sia un'evoluzione del successo di Meta, in quanto sempre meno persone prendono PC VR preferendo visori standalone. Dato molto importante che mostra quanto Meta stia dominando oltre i propri confini. Ecco il recap della settimana. Direttamente dall'account Twitter di Beat Saber è stato annunciato che per tutti gli utenti Quest si potrà condividere il gioco tra gli account con l'accesso al visore. Questa funzione permette di condividere canzoni nella sezione colonne sonore originali, gli extra e il Camellia Pack. Questo chiaramente significa che se comprate nuove canzoni con l'account principale verranno mostrate anche sugli account secondari, così poi da non dover ricomprarli nuovamente. In una partita di football americano, Master Chief, il protagonista della serie Halo, è stato avvistato insieme a un'astronave. Il tutto è stato reso possibile sfruttando la realtà mista, dove vediamo infatti la già citata astronave arrivare in un campo creando un ologramma, facendo scendere ed apparire il logo di Halo Infinite. Parliamo ora di realtà aumentata. Infatti Samsung ha annunciato Dream Ground, ovvero un'area di gioco che combina strutture fisiche alla tecnologia AR, per immergere il visitatore sia nel mondo fisico che in quello digitale. Ogni zona darà accesso a diversi portali digitali, per poi soffrire di ulteriori mondi, come Flattening Forest e Crystal Galaxy, il tutto visitabile all'Hollywood Park, a Los Angeles e a New York. Figo come stiano unendo la realtà fisica con quella digitale, no? Gorilla Tag raggiunge 1,5 milioni di giocatori. È assurdo soprattutto perché è disponibile in uno store esterno come l'App Lab. Anche se in realtà questo numero è una somma di tutti i giocatori distribuiti nelle varie piattaforme, come appunto l'App Lab del Quest, Steam VR o SideQuest. Un gioco online come Gorilla Tag mostra infatti quanto sia efficace fare un gioco divertente senza neanche troppe pretese, cercando di preferire la parte social di un gioco. Si sta parlando quindi di un gioco AAA. Veramente complimentoni. Lasciamo le altre piattaforme per tornare nell'App Lab, perché infatti è uscita Couch, un'applicazione totalmente gratuita che ti permette di vedere in tempo reale dei video con i tuoi amici. Per ora non sono supportate app come Netflix e Prime Video VR, ma senza dubbio è un fichissimo modo per poter guardare insieme ai tuoi amici video, per esempio in 360 gradi. Ad ogni modo ve lo lascio nella descrizione. Magari, non lo so, lo volete provare. Ed eccoci alla fine di questo video. Le notizie di oggi sono finite. Veramente tante cose succulente. Non so, ragazzi, come sia riuscito a caricare tutti questi video, tutta questa settimana di video assurdo. Vediamo se riesco a pubblicarvi un hands-on di un gioco che verrà rilasciato tra poco. Quindi, ragazzi, vediamo, incrociamo le dita. E niente, come dico sempre, il mondo della realtà virtuale è sempre in continua evoluzione. E non dimenticatevi di iscrivervi al canale ed accendere la campanellina, così da essere sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda il mondo VR e XR. Qui sulla sinistra e sulla destra trovate dei video e delle playlist che vi possono interessare. Dateci un'occhiata. Grazie ancora, ragazzi, ci si sente presto.